Savona News incontra oggi Vincenzo Catanese, fratello dell'indimenticabile e indimenticato Toti Catanese. Innanzitutto, che cosa ha significato la figura di Toti per tutta la comunità di Borghetto Santo Spirito? Sicuramente Toti è sempre stata una figura per Borghetto e non solo, anche per Loano e per la Liguria, perché i suoi compiti erano quelli di presidente del Compai della Confederazione Pasticceri Italiani una volta, e pertanto per Borghetto è sempre stato un onore avere un presidente ligure a livello nazionale che rappresentasse la Liguria appunto in questa associazione che era a livello proprio mondiale come associazione, non solo italiana logicamente, con i vari campionati del mondo organizzati anche da mio fratello, con la sua partecipazione e con altri. Insomma, la figura di Toti per Borghetto è sempre stata una figura di altissimo livello. Oltre alle qualifiche professionali c'è anche un importante lato umano. Oggi vediamo oltre 40 bambini qui per ricordare Toti Catanese, quindi un discorso non solo di professionalità ma di affetto. Ma sicuramente è una cosa che sarebbe piaciuto a mio fratello, purtroppo fra 22 giorni sarà il suo anniversario della scomparsa del primo anno, sarebbe stato il suo sogno, come è sempre stato, come l'abbiamo sempre fatto quando abbiamo tempo, l'attività e tutto, era sempre per i bambini. A lui piaceva giocare con i bambini e voleva insegnare, portare la passione ai bambini proprio per la sua attività, cioè il pasticcere. E vogliamo spiegare brevemente come si articola la gara di oggi? L'articolo oggi i bambini abbiamo consegnato un pochettino di pasta frolla e loro con questa pasta frolla dovranno, a loro fantasia, a loro come meglio credono loro, e preparare un dolce che verrà cotto. Se non verrà cotto e lo vogliono portare a casa, i bambini lo possono portare solo a casa e tutto, e in base ai loro, alle loro fantasie, alla loro invenzione, noi daremo dei piccoli premi e a ogni categoria ci sarà sicuramente una coppetta, insomma, per il vincitore. Ci sono oltre 40 piccoli pasticceri, però stiamo vedendo anche nello staff numerosi invece pasticceri adulti e professionisti. Vogliamo ricordarli tutti? Sì, sono venuti colleghi di Imperia, sono venuti colleghi della scuola alberghiera di Finale, e sono venuti dal Lago Maggiore, dei colleghi del Lago Maggiore. E sono io, c'è il figlio di Toti, che è una figura ancora importante, avendo continuato l'attività, magari non solo come pasticcere, ma tanto come bar, colazione, e, insomma, e portiamo avanti questa tradizione in famiglia, più un mio cugino Ciro e mio figlio, che ha voluto essere presente anche lui per ricordare la figura di Toti.